Agrigento, nella Valle dei Templi, a Casa San Filippo, l'associazione Core On Lus, da sempre a fianco di coloro che lottano contro il cancro, ha organizzato la manifestazione Benessere Gusto. Binomio imprescindibile. Si tratta di un laboratorio di cucina per i pazienti oncologici, rivolto a tutta la cittadinanza. All'incontro sull'educazione alimentare e culinaria hanno partecipato Liliana Buscarino, presidente dell'associazione Core On Lus, e lo staff dell'associazione. Poi Giuseppe Parello, direttore dell'Ente Parco Valle dei Templi, Dario Incorvaglia e Matteo Pillitteri, biologi nutrizionisti. Lo chef Salvatore Gambuzza, che ha spiegato i piatti più sani e rendere l'organismo in condizione di assorbirne tutte le proprietà nutritive, offrendo ai partecipanti dimostrazioni pratiche e non solo teoriche. Core è un'associazione Onlus che principalmente si occupa di sostenere con servizi complementari quelle che sono le cure oncologiche. Infatti siamo presenti al reparto di oncologia di Agrigento, del San Giovanni di Dio, proprio per supportare appunto in questo caso con un laboratorio di trucco le pazienti e anche con la banca della parrucca. Ora ci stiamo apprestando a percorrere proprio quest'altra strada che educazione alimentare, però ovviamente ci stiamo supportando da professionisti veramente in gamba agrigentini, perché quello che noi miriamo soprattutto è quello di promuovere sia i nostri professionisti, cioè quantomeno farci conoscerci a vicenda sia come professionisti che come aziende che producono le materie prime, le aziende bio. In questo caso infatti noi abbiamo due partner, che una è l'azienda agricola biologica di Dino Russello e l'altra è l'azienda agricola Biomelograno di Floriana Vella. Questo ci ha permesso oggi, con l'ausilio appunto delle relazioni di due biologi nutrizionisti, Dario Incorvaia e Matteo Pellitteri, di sostenere e quindi poter fare anche assaggiare quelli che sono i prodotti che avevo menzionato poco fa. E tutto questo attraverso ovviamente il lavoro bellissimo dello chef Salvatore Gambuzza. L'obiettivo dell'incontro è principalmente quello di dare un messaggio e promuovere quella che è l'educazione alimentare e culinaria, cioè la scelta dei principali alimenti autoctoni e il modo di cucinarli, perché come ci insegna lo chef Salvatore Gambuzza, anche attraverso il modo di cucinare si riesce ad ottimizzare quelli che sono i principi attivi delle materie prime. Oggi parleremo di corretta alimentazione e lo parleremo all'interno dell'associazione Core, che si occupa di pazienti oncologici, ma parleremo di corretta alimentazione che va bene per tutti, perché si agire attraverso la corretta alimentazione sia in prevenzione primaria, quindi evitare l'insorgenza delle patologie, sia in prevenzione secondaria, laddove invece la patologia si instaura. Ma fra l'altro non scopriamo niente di nuovo quello che diremo, perché già nel 400 a.C. Ippocrate aveva detto: fa che l'alimento sia la tua medicina e che la tua medicina sia appunto l'alimento. Oggi parleremo della dieta mediterranea, ma soprattutto sotto l'aspetto nutraceutico dei componenti che fanno parte della dieta mediterranea, perché dà un valore terapeutico importante nei soggetti che patologici, ma anche diciamo, che nei soggetti non patologici. Ci saranno degli esercizi pratici, degli esempi pratici? Ci saranno degli esempi pratici, ma comunque valuteremo assieme a tutti gli udenti del convegno una parte pratica che sarà fatta dallo chef Gambuzza. Prepareremo con i prodotti del territorio e prodotti biologici due piatti, un primo cioè un riso e una pasta. L'idea di questa iniziativa nasce nel sensibilizzare le persone a utilizzare sia i prodotti del territorio ma anche la cucina biologica, che è fondamentale. Oggi saremo qui senza fare uno shokung, cuciniamo per le persone, facciamo un risotto con le verdure stagionali e prepareremo una pasta integrale con addirittura i cardi, una cosa inusuale, però vi assicuro che la pietanza è abbastanza buona.